Onda News 24. Purtroppo non è la prima volta che ci ritroviamo in questa piazza per una tragedia di questo genere, e però ancora una volta ci troviamo in questa piazza, ancora una volta siamo qui assolutamente più convinti di prima, assolutamente più fermi di prima, più determinati di prima a rispondere alla barbarie, a rispondere al terrorismo cieco e stupido con una dimostrazione di civiltà, con una dimostrazione di quelli che sono i nostri valori, con una dimostrazione di pace, con una dimostrazione di attenzione al prossimo e non invece di odio verso il prossimo. Questa credo che sia la reazione che dobbiamo avere noi e che avrà il nostro paese, che avrà il mondo intero a questa ulteriore tragedia. Siamo qui per dimostrare che non avremo paura, non abbiamo avuto paura le volte scorse, non abbiamo paura oggi e a maggior ragione non ce l'avremo domani. Questa reazione che noi dobbiamo avere è una reazione innanzitutto dei nostri cuori, della nostra mente, e poi sarà una reazione delle istituzioni, sarà una reazione europea, una reazione che deve essere di tutti i paesi d'Europa insieme, di cui noi siamo parte assolutamente fondamentale. E con noi qui ci sono due studentesse belghe, sono là dietro, che sono venite, come here please, che hanno voluto essere con noi. Loro studiano Novara e questo ci dà il senso di che cosa sia l'Europa oggi, no? Tra l'altro poi veniamo da un giorno, soltanto di pochi giorni fa, poche ore fa, in cui abbiamo avuto un'ulteriore tragedia che ha interessato proprio persone come loro, studenti. E dicevo, questa reazione dovrà essere una reazione europea, dovrà essere una reazione che vedrà tutti i paesi d'Europa stringersi e riconoscersi in questo grande progetto che è l'Europa, in questo grande progetto che ci vede tutti fratelli, in questo grande progetto che si basa sulla libertà e sulla dignità reciproca. La reazione dovrà essere una reazione che interesserà più fronti, che interesserà più aspetti, dovrà interessare la cultura, dovrà essere di tipo militare, dovrà essere di sicurezza, dovrà essere di cooperazione internazionale, di cooperazione rispetto ai paesi che sono maggiormente in difficoltà. Dovrà essere una reazione a 360 gradi, e noi che siamo qui ci saremo certamente, perché non ci rassegneremo e non ci fermeremo di fronte a questi atti brutali. Questo è lo scopo, il motivo per cui volevamo incontrarci, e non c'è molto da dire in questi casi se non quello di stringerci fra di noi, di stringerci con i nostri amici belgi e di stare vicino a loro rispetto a questa tragedia. Il nostro paese sta già reagendo, l'avete sentito anche il ministro Alfano, sono stati presi tutta una serie di provvedimenti, e anche la nostra città sta reagendo e sta approntando tutte le procedure che devono essere apportate in questi casi, per cui non ci lasceremo, diciamo, certamente intimidire. Voglio chiudere queste proprio brevissime parole, perché credo che non è che ci sia molto da dire in questi casi, con le parole che ha pronunciato oggi il Presidente della Repubblica in chiusura del suo intervento, dopo avere stigmatizzato ancora una volta che non ci faremo intimidire dal terrorismo e non avremo paura. Dice: oggi abbiamo messo in gioco, c'è in gioco la nostra libertà e il futuro della convivenza umana. Sono parole molto, molto importanti, molto pesanti, perché mettono veramente in risalto qual è la posta in gioco rispetto a questo attacco che stiamo subendo. Noi che siamo qui oggi, noi che abbiamo queste fasce che rappresentano la democrazia, sono il simbolo della democrazia, le persone che sono qui, che hanno dei ruoli nelle istituzioni, e tutti voi che rappresentate una comunità di uomini liberi, capiamo qual è il peso di queste parole, capiamo quali sono i valori che sono in gioco,
e capiamo quale deve essere la reazione, una reazione di grande dignità, una reazione di grande convinzione rispetto ai nostri valori, una reazione di un grande paese, di una grande comunità che è quella europea, rispetto a questi attacchi che sicuramente non prevarranno rispetto ai nostri valori. Grazie, facciamo un minuto di silenzio tutti insieme. Grazie a tutti.